Ben ritrovati, questa domenica ci troviamo a Busche per la competizione di Nordic Walking, aperta anche alle persone semplicemente appassionate, che oggi conta 8 km di percorso, 8 km in cui si pratica questa disciplina che diverte un sacco di persone, il Nordic Walking. Andiamo a scoprire qualcosa di più di questo evento. Quanti anni sono che lei cammina? Allora, io pratico il Nordic da 3 anni. E da quanto tempo è diventata giudice di gara? Lei è anche istruttrice? Io sono istruttrice da quasi 2 anni e quest'anno è il secondo anno che faccio il giudice di gara. Qual è la cosa che più le piace del Nordic Walking? Il momento di festa ed allegria che c'è, che ci circonda. Anche questa mattina mi hanno detto che sarete valutati per di più per la tecnica. Esatto, prenderemo voti e valutazioni sulla tecnica, se eseguiremo bene saremo premiati, altrimenti pazienza, sarà stata una bella passeggiata. Quali sono le attenzioni che gli atleti devono avere per poter praticare questa disciplina al meglio? Ma l'attenzione è poter sviluppare tutti i movimenti regolarmente, e chiaramente non è proprio così semplice, soprattutto quando il percorso è un po' accidentato, quindi questa è la cosa più difficile da fare, perché se è lineare è facile anche poter sviluppare bene i movimenti, così quando ci sono le radici e i sassi diventa un po' più problematico, e quindi anche il discorso poi nostro di valutare diventa più difficile, ma diventa difficile anche per chi le esegue. Quindi voi siete amanti del Nordic Walking. Qual è la cosa che vi piace di più di questa? Stare insieme, divertirci dopo, la compagnia, ridere, scherzare. È stare insieme. Condividere. Pronto per il Giro Nordic? No, sono qua come giudice. Come giudice. Mi dica un pochettino del suo ruolo. Allora, io devo verificare che i concorrenti rispettino i dettami della disciplina. Che in breve? In breve, praticamente devono eseguire quei 5-6 esercizi fondamentali, quei fondamentali, diciamo, che sono richiesti: l'apertura della mano, il passo ampio, testa alta, busto eretto e non correre. E un'ultima domanda. Lei quanti anni sono che pratica Nordic Walking? Immagino anche che sia istruttore. Sì, sono maestro con la scuola Nordic Walking Academy, sono del gruppo Argo e sono dal 2006 praticamente. Qual è la cosa che più preferisce di questa disciplina? Beh, sembra strano, ma la cosa che più ho trovato gradevole è la socialità, stare assieme, fare gruppo con tante persone e stare bene fuori in compagnia all'aperto. Circa appunto il paesaggio, avete modo tramite il Nordic Walking di visitare dei bellissimi posti, di camminare in bellissimi paesaggi? Sì, certamente, e anche lo monitoriamo e lo segnaliamo anche alle autorità quando troviamo per esempio delle immondizie, delle cose che non stanno bene, oppure dei sentieri che non sono mantenuti in maniera adeguata, insomma, ecco. Quindi un lavoro, una disciplina che aiuta anche il sociale in qualche maniera. Sì. Cosa ne pensa dei luoghi del Bellunese come luoghi per la camminata? Siamo ricchi di luoghi bellissimi. Sì, sono luoghi bellissimi e c'è anche sono ben recepiti anche dagli abitanti, organizzano molte manifestazioni, vedo. Vorrei segnalare che a Mel ci sono i primi percorsi fissi di Nordic Walking italiani insieme a un altro percorso del Trentino, quindi Mel è stato il primo posto in Italia ad avere percorsi fissi, i famosi stride. Dopo la bella gara di ieri stiamo a posto, adesso vediamo oggi. Ti senti carico? Sempre carico. E quando è nato l'amore per questo sport da parte tua? Allora, questo sport io l'ho scoperto un po' per caso, così andando a camminare con dei colleghi di lavoro in montagna, ho conosciuto un gruppo di Nordic, quello di Asiago, il Nordic Walking di Asiago. Da lì ho cominciato ad appassionarmi a questo stile di camminata, che poi ho scoperto essere uno sport che mi dava benessere, che mi faceva star bene.
con l'andare del tempo ho deciso di diventare istruttore, diventare maestro, per cui è stata una passione che ha avuto un crescendo nel tempo. Consiglieresti questa disciplina a tutti? Beh, sicuramente. Gente di tutte le età, esperti, non esperti, chi ha voglia semplicemente di farsi una camminata e chi invece ha voglia di fare agonismo? Sì, lo consiglio a tutti, a cominciare anche dai bambini, infatti anche la settimana scorsa, inizio mese, abbiamo fatto promozione anche nelle scuole là del nostro paese per avvicinare anche i bambini all'attività del Nordic Walking. Lo consigliamo alle persone adulte, mature, molto mature, esperti non esperti, si diventa esperti camminando alla fine. E anche ieri, parlando con i vari ospiti presenti, parlavano proprio del beneficio che ne traggono facendo Nordic, il fatto di stare all'aria aperta, in compagnia, in buona compagnia degli amici, delle persone con cui stanno bene insieme, sotto il sole, in mezzo alla natura. È proprio benessere che viene a portata di mano, a portata di tutti. È poco costoso perché alla fine basta avere un paio di bastoncini, un paio di scarpe e tanta volontà e tanta voglia di andare fuori, e insomma il beneficio viene da sé. Siamo in compagnia di Alex Geronazzo, che organizza ormai da tanti anni il Giro Nordic. Alex, territorio cesiolino, una bella giornata di sole, cosa possiamo chiedere di più? Beh, di più possiamo chiedere veramente poco. Ha iniziato sotto il migliore auspicio questo appuntamento, secondo appuntamento di Giro Nordica, la tappa amica di Cesio Maggiore, alla 8K di Busche, sostanzialmente una tappa amica che all'interno di Giro Nordic stabilirà soltanto punteggi dal punto di vista tecnico, premiando i primi 10 uomini e le prime 10 donne, ma il dato importante è gli oltre 150 partenti che sono partiti sia in forma competitiva che in forma ludico-motoria, e questo è quello che interessa a noi sostanzialmente. 14 giudici provenienti da quali scuole? Ma i giudici sono sostanzialmente formati dalla Nordic Walking Academy, però in questo contesto sono stati scelti da me personalmente per poter operare come giudici Giro Nordic proprio nel loro status esplicito. Hanno anche una logazione che è regolamentata dal Centro Sportivo Italiano, nel quale sono giudici generici, quindi sono giudici formati comunque all'interno di un ente di promozione sportiva, ma che qui sono proprio stabiliti da me personalmente nella forma di direttore tecnico per essere i giudici di Giro Nordic. La tappa di ieri era un evento a staffetta, questa invece è individuale, giusto? Esatto, oggi ognuno gareggia tra virgolette per se stesso, dovranno naturalmente i vari elementi in gara cercare di sviluppare la miglior tecnica possibile in 10 punti specifici della tecnica che 14 giudici, come ben hai detto tu, sul percorso andranno a stabilire. Al massimo potranno quindi prendere 14 valutazioni di merito, una per giudice, sostanzialmente i migliori avranno anche un quoziente supplementare che varia dall'8 al 10, che andrà eventualmente a dirimere sostanziali pareggi o parità. 5, 4 In bocca al lupo a tutti, fate del vostro meglio e abbiate il miglior sorriso, che quando avete quello avete già vinto. Buon divertimento! Uno sport che coinvolge tante persone, ho visto gente di tutte le età e soprattutto li vedo tutti con il sorriso. Prima hai detto una bellissima frase, partite e sorridete, che se sorridete avete già vinto. Allora in questa competizione vincono tutti. Chi vogliamo ringraziare? Io voglio ringraziare soprattutto lo staff di volontari che c'è dietro a Giro Nordic, perché molto spesso vengo citato io che sono la figura principale, ma io in realtà faccio soltanto il diplomatico, possiamo dire così. Dietro c'è un gruppo di circa 25 persone che lavora sia dal punto di vista logistico che organizzativo, la parte mediatica la curo io sostanzialmente, però tutto il resto del lavoro grosso viene fatto dai vari giudici e anche dai vari volontari. Citarli tutti è un po' difficile, però l'elenco si può trovare tranquillamente sul sito ufficiale gironordic.it. E in buona sostanza quello che è il nostro obiettivo è quello di far divertire la gente, di far vedere il territorio e sostanzialmente di creare anche quel presupposto che è un presupposto di unitarietà che il settore del Nordic Walking secondo noi ha bisogno. Bravo! Ci sono alcuni atleti che hanno una buona preparazione perché appunto partecipano alle varie prove Giro Nordic e quindi si preparano adeguatamente anche per affrontare questa prova che è una gara amica. Giornata giusta come temperatura, non c'era fango, è veramente percorso molto molto bello, complimenti agli organizzatori.
Giro Nordic si svolge in contemporanea proprio nello stesso locco alla Piave Marathon, due eventi sponsorizzati da una realtà importante nel bellunese, di cui qui ho il rappresentante Matteo Bortoli. Stiamo parlando naturalmente di Latte Busche. Matteo, ci vuoi dire qualcosa di più? Ma credo che sia una giornata molto importante, non solo per quanto riguarda la dimensione sportiva, ma anche per quanto riguarda l'aspetto del volontariato, moltissimi volontari lungo le strade a permettere questa giornata di sport, ed anche per quanto riguarda la solidarietà. Infatti ci sono degli eventi collaterali che supportano iniziative molto importanti. Quindi una bella giornata, il tempo ci aiuta. Latte Busche è felice di essere qui a collaborare con questi eventi. Ringraziamo anche noi il nostro sponsor, che è Free Mind Web. E vi salutiamo, Alessia ed Alex Geronazzo, da Busche il Giro Nordic. Seguiteci!